Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati all'interno della mia piccola Toyota Aygo e nel mio canale YouTube. Questo è il King Bolen YA200, un sistema di diagnosi OBD2 che ci dà la possibilità di cancellare eventuali errori presenti sulla nostra centralina e fare una diagnosi per trovare appunto se c'è qualcosa che non va. YA200, vi ricordate che già vi ho recensito l'YA100 che è stato un grande successo, l'avete comprato in tantissimi e sotto a quel video troverete tantissimi commenti di persone che l'hanno acquistato e sono più che soddisfatte di questo dispositivo. Essendo la versione aggiornata, ha anche dei tasti fisici leggermente gommati che ci permettono di accedere rapidamente alle varie funzioni. Vi farò vedere quello che viene dato in dotazione, ma devo parlarvi anche del prezzo che è molto vantaggioso perché costa circa 30 euro, ma con il codice di sconto riuscirete a risparmiare sicuramente qualcosa. Qual è lo scopo di cancellare eventuali codici di errore? Innanzitutto avere la spia di avaria del motore sempre accesa, se voi sapete quale sia l'errore, se è un errore banale, qualcosa che non va ad influire né sulla sicurezza né sul corretto funzionamento del motore. Quella spia sempre accesa mi impedisce di venire a conoscenza di eventuali nuovi errori che potrebbero essere segnalati sempre tramite la stessa spia, perché l'unica spia, la spia gialla che metterò qua in sovraimpressione, che vi comunica eventuali problemi al vostro motore. Se voi già sapete che c'è un problema sorvolabile e la lasciate accesa, quando subentra un nuovo problema voi non lo saprete mai perché la spia è accesa già dal problema precedente. Quindi cancellandolo e poi ovviamente rivolgendosi al meccanico per risolvere la situazione, perché le spie non vanno cancellate a piacere, vanno cancellate solo se sapete quello che state facendo. Possiamo anche monitorare l'alternatore, possiamo vedere il comportamento della batteria, possiamo conoscere per esempio il numero di giri del motore sia tramite grafico che come forma testuale, e grazie a questa lettura possiamo capire il comportamento del nostro motore ad un determinato numero di giri. Ora mettiamolo sul sedile, colleghiamolo e facciamo un paio di prove. Iniziamo. E allora, innanzitutto bisogna collegarlo alla presa OBD della vostra autovettura. Nella mia macchina è qua giù, sotto le chiavi, nascosta qua sotto, troviamo la presa OBD. Voi dovete individuare dove si trova nella vostra autovettura, collegarla. E allora l'ho posizionato qua sul volante, quindi collego. Come vedete si accende, ci dà il benvenuto. Spero che si veda bene, insomma non è proprio il massimo. E allora vediamo quello che si può fare. Abbiamo la possibilità di fare la diagnosi, però per fare la diagnosi poi bisogna accendere il motore. Possiamo leggere eventuali codici di errore che già conosciamo, quindi cliccando su OK ci dà la possibilità di caricare eventuali marchi. Impostiamo per esempio Alfa Romeo. Qua inseriamo il codice che conosciamo, quindi premendo su e giù sceglieremo il tipo di errore e premendo su OK ci dice di cosa si tratta, ma questo nel caso in cui già conosciamo il tipo di errore. Poi abbiamo la possibilità di verificare eventualmente la nostra batteria, quindi andiamo verso la batteria, premiamo su OK e avremo la nostra tensione, in questo caso 12,8. Se io accendo il motore, che devo accendere comunque per farvi vedere le varie funzioni, vedrete che c'è un picco verso il basso, in questo caso avevo tergicristalli accesi, quindi si è abbassato leggermente. Appena accendo il motore ci sarà un picco verso il basso e poi ritornerà di nuovo alla tensione attuale. Quindi, come vedete, c'è questo picco, poi ritorna alla tensione normale, ma poi si alza perché interviene l'alternatore per ricaricarlo. L'alternatore che non deve superare 14,2,3. Quindi acceleriamo. Ok, come vedete, quindi funziona tutto correttamente. Abbiamo questo grafico che ci informa quindi sulla carica della nostra batteria. Sembra che vada tutto bene, quindi su questo va bene, è a posto. Adesso andiamo indietro. Abbiamo innanzitutto la possibilità di cambiare le impostazioni. Come vedete, io l'ho messo in italiano, ma abbiamo diverse lingue tra cui scegliere. Lasciamolo in italiano, anche se la traduzione non è perfetta. L'unità di misura, ovviamente, anche in questo caso mettiamo unità metrica. E poi l'autotest che ci serve a verificare la correttezza del display, la posizione dei tasti, i colori, eccetera, insomma, quello che riguarda il dispositivo. Ma andiamo sulla diagnosi. Allora, andando su OK, viene rilevato il tipo di protocollo corretto. Quindi fa una veloce scansione, dopodiché si apre la schermata che ci permette di fare la lettura dei dati dal vivo e la diagnosi alla ricerca di eventuali errori. Quindi ok, andiamo su ok e come vedete abbiamo leggi i codici, quindi andiamo qua, codici memorizzati. In questo caso non ci sono codici memorizzati, non ci sono errori che riesce a rilevare pure perché sono fermo, e molti errori riesce a rilevarli solamente se voi guidate, quindi va collegato, si utilizza l'autovettura, dopodiché si possono rilevare eventuali errori. Cancella i codici, appunto come vi dicevo poco fa ci dà la possibilità di cancellare alcuni errori, dati in tempo reale.
quindi tutti i dati, possiamo vedere un display grafico, disco, oppure riprodurre poi quello che eventualmente è stato salvato. Tenere premuto il tasto ok, ora vi faccio vedere, per poter mettere in primo piano alcuni dati. Quindi come vedete qua abbiamo diversi dati, però il numero di giri per esempio è in basso, RPM 850 circa. Io voglio che questo sia in primo piano, quindi mantengo premuto e lo trovo come prima voce. E la stessa cosa posso fare anche con gli altri, se voglio portarli verso l'alto, quindi tenere d'occhio le prime righe anziché scorrere, e in questo caso accelerando, come vedete abbiamo tutti i dati del motore, numero di giri, insomma quello che viene rilevato da queste righe, ma andando più in basso ovviamente ne avremo altre. Andiamo ancora verso dietro, display grafico ci dà la possibilità anche in questo caso di scegliere quali voci vogliamo come grafico, quindi in questo caso mettiamo il numero di giri, scegliamone qualcuna, e quindi abbiamo come vedete il grafico, quindi accelerando ci sarà questo picco che scende. E se io voglio rilevare per esempio un'anomalia di un rumore, di qualcosa che non va bene in base al numero di giri, posso semplicemente consultare questo grafico. E se voglio scorrere, basterà premere con le freccette verso l'alto, verso il basso, per cambiare voci. Come vedete, il grafico per tutte e tre le voci va aumentando o diminuendo in base appunto a quanto accelero, eccetera. Quindi torniamo indietro, però questo ci richiede di entrare all'interno del menu e fare quindi la ricerca in base a quello che noi vogliamo fare. Dobbiamo andare per esempio IM, vedete riportato anche qua, VIN la stessa cosa, questo dovrebbe darvi il codice VIN, informazioni sull'autovettura, ma non tutte le autovetture vi permettono di farlo, e questo quindi ci permette di fare la diagnosi vera e propria. Andiamo sulla home, anziché fare tutta questa ricerca possiamo premere per esempio questo e ci dà la possibilità di rilevare eventuali anomalie su alcuni sensori. In questo caso ci dà semplicemente quello che è consentito con questa autovettura, perché ripeto, non tutte le funzioni sono supportate da tutte le vetture, pur avendola presa BD2 dipende dalla tecnologia, dall'anno di produzione, insomma dal tipo di macchina, alcune sono supportate e altre invece no. Quindi in questo caso sembra che non ci siano problemi, perché abbiamo il segno di spunta con il colore verde praticamente su tutto, e altre invece semplicemente non sono supportate. VIN per esempio non è supportato né su questa né sull'altra mia macchina, ci vogliono macchine un pochettino più moderne. E questo quindi, il primo, ci dà la possibilità di trovare direttamente i codici di errore, e quindi quelli che riconoscete poi sul vostro cruscotto con questo simbolo che solitamente è di colore giallo. Se avessimo codici di errore potremmo cancellarli, ma sempre e solo nel caso in cui ci sia necessità e nel caso in cui sappiate quello che state facendo. Ovviamente se la vostra autovettura lo supporta avete la possibilità di fare altri tipi di test, tipo il test del sensore 2, test dei componenti, però come vedete nella mia macchina non è supportato e quindi queste cose non posso farvele vedere. Vediamo pure la confezione e il contenuto della stessa. Si tratta di una scatolina in cartone con raffigurato il modello, le informazioni più importanti e una raffigurazione del prodotto. Troviamo anche questo cavo USB, mini USB, questa bustina che protegge il prodotto. E per quanto riguarda la parte estetica del prodotto, abbiamo questa finitura così zigrinata, i tasti gommati non retroilluminati, però il display è molto luminoso, e il cavo che vi ho fatto vedere poco fa, che è lungo circa mezzo metro. Sulla parte posteriore abbiamo il codice al barre con il modello, e nella parte più bassa abbiamo l'ingresso USB per eventualmente fare alcuni aggiornamenti del firmware, eccetera. Vista in questo modo riuscite a vedere ancora meglio la brillantezza del display, però come vedete come dispositivo è fatto bene, è economico nel senso che costa poco, però ci dà la possibilità di risolvere tanti problemi che eventualmente diversamente non potremmo. E ora mettiamoci alla guida e facciamo una prova guardando quello che appare sul display. Quindi vediamo ovviamente la velocità, vediamo tutto quello che io ho deciso di avere in primo piano. Ok, quindi abbiamo i dati dal vivo, come avete visto, in base all'utilizzo, velocità, temperatura, numero di giri, eccetera. Andiamo adesso a vedere se ci sono eventuali errori. Vediamo i codici. Nessun codice
anche guidandolo, codice in sospeso, nessun codice anche in questo caso. E quindi ragazzi, come avete visto, questo dispositivo è utile per determinate circostanze, quindi per cancellare alcuni codici d'errore eccetera. Io però vi ricordo che non sono un meccanico, sono semplicemente un hobbista e mi limito a fare le varie prove all'interno della mia autovettura, che non supporta tutte le funzioni. Quindi vi lascerò il link anche su Amazon per vedere quello che dicono le persone che lo hanno già provato ed eventualmente, se ci sono dei professionisti, in base alle loro esperienze e i vari risultati che hanno ottenuto. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!